Non c'è pace per il culto della Madonna della Montagna venerata a Polsi, neanche il tempo di assorbire col menti al nuovo monito fatto risalire dal vescovo Oliva, che la cronaca del dopofesta ricaccia il santuario a Spromontano nell'ombra della sospetta mafiosità. I carabinieri indagano su quanto è avvenuto a Rosarno, dove alcuni carovanieri reduci da Polsi hanno affisso a questa serranda alcune immaginette mariane, scegliendo un luogo altamente sensibile per la manifestazione della loro ambigua devozione. L'edificio confiscato è infatti frontale all'angusta abitazione della mamma del boss ergastolano Rocco Pesce, e il gesto, condannato dai parroci rosarnesi e dal sindaco, viene letto come un messaggio di obbedienza al clan. In episcopio a Locri incontriamo Monsignor Oliva, proprio mentre lima il comunicato stampa per condannare il fatto. Per me è un vero e proprio sacrilegio, perché queste immagini non vanno assolutamente utilizzate, strumentalizzate per altre finalità. Chi fa questo non compie affatto un gesto religioso. Anzi, compie un gesto superstizioso, pagano, che non ha nulla di religioso. Eppure mai come quest'anno, con la doppia visita a Polsi del ministro dell'interno Marco Minniti e del governatore Mario Oliverio, la Chiesa ha puntato a riproporre un simbolo diverso dell'area sacra diventata anche luogo di summit di mafia in passato. La Chiesa non intende andare a braccetto con l'andrangheta, anzi intende combatterla fino in fondo. Ma la Chiesa non la può combattere con le armi di cui dispongono le forze dell'ordine, di cui dispone la magistratura. L'azione della Chiesa può essere soltanto sul versante formativo. Il santuario è oggi affidato al nuovo rettore Don Saraco, che ha preso il posto di Don Strangio, coinvolto in un'indagine antimafia. Il santuario ha fatto tanto, forse non ha fatto tutto quello che poteva fare. Prima dei santini di Rosarno a fare notizia era la richiesta di aiuto alla politica rivolta dal vescovo. Ma il depistaggio dei carovanieri di fuori diocesi non sposta l'attenzione del presule di Locri. Se non si libera Polsi dal suo isolamento, è facile che interferenze esterne insistano sul santuario. La mafia, proprio perché paralizza, blocca lo sviluppo del territorio, va combattuta. Certamente non con le parole, ma va combattuta nei fatti. Agostino Pantano per la CNews 24.